non solo vino, nell'undicesima edizione di Anteprimi Costa della Toscana, che oltre ad essere una straordinaria occasione per assaggiare i vini del 2011, si annuncia ricchissimo di iniziative ed eventi collaterali. E quest'anno con una grande novità, gli show cooking, incontri con i grandi chef che cucineranno in diretta per il pubblico, spiegando la loro filosofia di cucina. Fra questi, sabato 5 maggio, Damiano Donati di Serendepico, emergente dell'anno, e Fabrizio Girasoli, stella del Butterfly di Mardia, mentre domenica 6 Andrea Mattei della Magnolia di Forte dei Marmi e Cristiano Tomei dell'Imbuto di Viareggio. Il vino resta comunque il grande protagonista. Tre i banchi di assaggio, quello ormai classico, con i rossi che saranno imbottigliati fra 6 mesi, e i top wine di un'ottantina di produttori delle province di Massa, Lucca, Pisa, Livorno e Grosseto. La grande sala dei produttori che permette ad appassionati e addetti ai lavori di incontrare i vigneron della costa e conoscere le caratteristiche dei loro prodotti. Infine l'angolo estero. Dopo i vini della Valle del Rodano, quest'anno i protagonisti saranno i bulgari, terra natia della vite, oppressa per decenni da un regime che ne vietava l'agricoltura privata, oggi è finalmente in grado di esprimere tutte le sue potenzialità. Da non perdere anche le degustazioni. Sabato il lato B della costa toscana, una verticale di bianchi dannata. Domenica i rossi 2002, 10 anni dopo. Posti limitati per show cooking e degustazioni. È bene prenotarsi via email all'indirizzo segreteria@grandicru.it oppure chiamando il 347 43 54 310. Torna Anteprima Vini della Costa Toscana, ormai è diventato un classico di questo periodo, e tra l'altro, come dire, ormai il brand dei vini della costa si è rafforzato sempre di più, tant'è che avete una manifestazione ricchissima di appuntamenti, di eventi, di degustazioni. Ma direi di sì, sta diventando uno degli appuntamenti più tradizionali della viticoltura toscana ormai, a parte Anteprima Brunello, Anteprima Chianti eccetera, Anteprima Vini della Costa sta diventando una delle 3 o 4 manifestazioni cardine della nostra regione. Grazie all'attività e dell'associazione e di questa manifestazione negli anni si è andato creando nei menù dei ristoranti uno spazio specifico per vini della costa. Prima c'era solo Chianti, rosso, bianco eccetera, ora ci sono i vini della costa, quindi credo siano dei risultati estremamente importanti. È una viticoltura in forte espansione pur nella crisi che attanaglia tutta l'economia e l'agricoltura in particolare oggi, quindi io credo un buon segnale. Direi che questa zona di produzione è una zona di produzione fatta da vigneron, da piccoli medi produttori che credono fortemente nel loro prodotto. Questa è una caratteristica della nostra associazione. La nostra associazione è fatta solo da vigneron, cioè quindi produttori piccoli, in alcuni casi medi, ma sempre con la presenza del vigneron, cioè del proprietario impegnato nella vigna. Quindi è una cosa, una distinzione molto, molto precisa. Poi ci sono dei fenomeni all'interno del territorio molto interessante, l'aumento per esempio della produzione di vini biologici, di vini biodinamici eccetera, quindi è un settore estremamente dinamico che cerca di dare delle risposte anche a quelle che sono le evoluzioni del mercato. Ultima cosa, insomma, da un addetto ai lavori, persona che conosce bene il settore, come si sta sul mercato in questo momento difficile? Si sta abbastanza male, la crisi è forte, suggerirei di non fermarsi ai dati un po' entusiasmanti che ci danno il Ministero di aumento delle produzioni di aumento dell'esportazione di vini. Il vino è collaterale all'agroalimentare, cioè all'industria del vino. Se uno va a leggere i dati in dettaglio vede che il grande aumento dell'esportazione è per vini da 1,50 euro a 2 euro a bottiglia. Questi sono vini che vengono sfornati dall'industria del vino e non dai produttori di vino, quindi è un momento di bocce ferme, diciamo, nella più ottimistica delle possibilità.